Il decreto rave è un decreto dannoso per il paese, sbagliato, non c'erano gli estremi per questa decretazione, per disomogeneità di materia, su questo abbiamo fatto opposizione tutti in maniera compatta. È sbagliato perché tra l'altro contiene non solo le norme sui rave, ma un allentamento sui temi del Covid, pericolosissimo proprio ora che dalla Cina non arrivano buone notizie, perché sospende la cartabbia su questioni di grande rilievo. Semplicemente noi in questo dibattito l'unica cosa positiva è che portiamo a casa un ordine del giorno che impegna il governo a superare la legge Bonafede sulla prescrizione, che era uno dei nostri punti fermi del programma elettorale. Mi pare ormai la certezza della tagliola, anche perché penso che arriveremo in serata con il presidente della Camera che sarà costretto ad utilizzare questo strumento. È una forzatura, noi sinceramente riteniamo che l'opposizione avrebbe dovuto, oltre che dare battaglie in aula, aumentare le richieste come noi abbiamo fatto sui temi degli impegni al governo, cioè mettere l'impegno a fare entrare in vigore subito la cartabbia, ad una riforma della giustizia che ricalcasse ciò che Nordio ha anticipato ma che divide questa maggioranza. Si è preferito un ostruzionismo ad oltranza che credo porterà alla tagliola tra poche ore.